qui vicino a me c'è Tezé Tabran, attrice, modella, buonasera, benvenuta. Grazie. E alla mia sinistra Sonia Olumati, che io conosco, scrittore, coreografo, attivista, diciamo che in posizioni sempre un po' alternative, credo. Non abbiamo mai avuto discussioni. No. Beh, allora miracolo. Non posso giudicare. Aspettate, aspettiamo. A cento miliardi, diciamo, iniziamo da fatto. Magari. Allora, questo non ha parlato. L'intervento voglio capire Gasparri. Il razzismo va combattuto, che ci siano ancora pregiudizi in alcune sacche della società, è vero, e vanno queste sacche, come dire, prosciugate e contrastate. Dopodiché, lei cosa ha detto? Che ha avuto degli insulti sui social. Io, se vuole, domattina le mando gli insulti che, mentre anche stasera, in onda, anche mentre dice anche questo. Un bambino di 4 anni non avrà mai un insulto allora, per la sua appartenenza. Allora, le dico, politica. Lei Gasparri, non viene, scusate, però lei non viene insultato per la pelle. Il problema è che questi sono insulti per la pelle, ma per le idee ci sta, non per la pelle, non ci può stare per la pelle. In Italia centinaia di migliaia di persone ricevono la cittadinanza. Deve essere più rapida, parliamole. Ma non può essere regalata la cittadinanza a chiunque. Adesso facciamo parlare. Certo, parliamone però in sedi opportune, in Parlamento, in Senato, discutiamo. Anche in televisione. Lo sappiamo benissimo. In televisione non conta nulla. Magari apriamo una dibattita in televisione e poi parliamo nelle sedi opportune. Ci sono le proposte. Se non sono passate vuol dire che la maggioranza non vuole cambiare la legge. È la democrazia. Allora, che discussione è? Riapriamo la discussione. Ma la possiamo aprire? Però se c'è una maggioranza che non vuole cambiare... Tu sei pronto ad aprire però la discussione? Per me la legge attuale va bene. Non è che c'è l'obbligo di cambiare. Hai detto anche tu che ci sono dei problemi burocratici. Ci sono dei problemi... Ma questo è un problema di funzionamento di tutte le leggi. Parliamo, è un inizio. Pure le leggi che riguardano... Quindi saresti disposto a discuterne? Sul funzionamento della legge, sì, senatore, sul caso della legge non discutere, ma sulla legge, però senatore Gasparri, lei in questo momento ha l'occasione. Ma è giusto quello che dice il senatore, perché sta dicendo che la discriminazione è un problema umano e non legato alla razza. Se vogliamo al problema del razzismo, se vogliamo però parlare di questo, è bene farlo. Discriminazione avviene a livello umano, e come puoi dare torto? È un problema di ignoranza generale. Voi avete questo problema di discriminazione, io ho un altro problema di discriminazione. Lei ne ha un altro, lui ne ha un altro. Chi mi discrimina? Tantissimo. Ho altre problematiche, ma io non voglio sminuire la vostra. Assolutamente, però ti chiedo, questo inficia sulla tua vita sociale, sulla tua capacità di acquistare, sottoscrivere un contratto, certo, di partecipare a un concorso pubblico, certo, come se avessi fatto qualcosa. Certo. Io non credo. Io sì. No. Io vivo. Tu non puoi partecipare. Sai cosa fa? Conosci la parola mobbing? Non per conosci la parola mobbing? Sì, io conosco benissimo la tua vita. Io vivo il mobbing. È una questione di io sono una persona. Subisco tutto il giorno insulti e discriminazioni concrete. Secondo te non è un fatto concreto il fatto che un ragazzo a 36 anni o 35 anni, certo, non abbia la cittadinanza, non possa partecipare magari a un concorso pubblico, è non possa fare schifo, non possa fare il carabiniere, è un io magari volevo fare carabiniere. Ci sono delle leggi. Ok, però sta 10 anni in Italia, si parla di diventare cittadino e fare il carabiniere. Io mi batterei, ma io mi batto perché questo è il paese più aperto del mondo, lo sta benissimo, lei sta benissimo, lei dice un'energia, perché dobbiamo metterla in cattiva?
contabile. Dai, ci sono i dati. Posso Luca, dire? È una bugia. No, Luca. Luca. No, no, le bugie le dite voi. Esatto. Le bugie le dite voi. Lei conosce la legge? No? Sì, la conosco la legge. Lei non la conosce. Io penso che la conosce. Se lei conosce la legge 91 del 92, io sono nato a Roma e le dico anche una cosa. La legge è la legge. La legge è l'unica. Guarda, vi dico anche una cosa. Vi dico anche una cosa. Maurizio, posso dire una cosa? Allora, la legge di cittadinanza. Scusate, così non va. Ok, posso. La legge di cittadinanza. Mi piace così. Mi fai dire una cosa? Posso dire una cosa? Perché dovete sempre interrompere? La legge di cittadinanza il 5 febbraio ha compiuto, quindi ieri, 30 anni. È del 5 febbraio del 92. Vi ricordate che c'era il governo? C'era ancora Andreotti e Coppani. C'era il governo Amato, sì, ho capito. Amato. 30 anni, una legge che aveva già una, diciamo, ho capito, perché lei non diventa italiano? Perché una legge vetusta. Perché non è vero che abbiamo 10 anni. Ma lei è cittadino o no? C'è una, c'è una domanda. Io faccio questa domanda. Perché non fa la c'è domanda? Una, ma lei è nato qui. Ma secondo Maurizio Taffarri, io sto così a non fare la domanda. A 18 anni, io e i miei genitori. Ma io perché non la fa? Ma magari me l'ha detto lei, perché io sennò non lo sapevo. Ma adesso la vado a fare a Penestra qui, che non ci avevo mai pensato. Grazie Maurizio. Possiamo tornare alle cose serie? Il cittadino, lei, faccia la domanda. Secondo lei, lei vuole fare il politico? Si informi. Io mi presento alle elezioni, se non ma mi lei è già senatore. Lei è già senatore. A me non me deve leggere nessuno. Per romano. Parliamo lo stesso accento, non credo che mi deve leggere qualcuno. Ma lei perché non romano fa la domanda di cittadinanza? Ma, se no, ma lei come lo sa che io non la domanda? Ma ha risposto lei adesso. Le occhio, io non so, non conosco la domanda. Allora perché, perché parte detto, con le supposizioni a buffo? Lei perché non ha fatto la domanda? No, io non ho mai detto che non ho fatto la domanda. L'ha inventato lei. Ha fatto la domanda, ma non è riuscito. Hai capito che sono Luca, ufficialmente ancora allora, in attesa che è una delle cose. Ma da quanti anni è in attesa? Da quando c'ho 18 anni, ho fatto la domanda nel 2004. E quanti anni ha oggi? 35. E lei cioè, sta in attesa da 17 anni. In attesa, senza rifiuti, bene, senza allora niente. Allora domani andiamo domani in prefettura ma magari, ti prego. Così almeno facciamo un altro atto di nepotismo e amicizia e raccomandazione. Se lui sta da 17 anni ma in attesa. Ma non sono io. Non è che aiutando me abbiamo risolto il problema. No, mi sta cambiando argomento. Ma io non sto niente di darmi una mano. Cioè io non sto cambiando niente. Io non sto mai detto darmi una mano. Se tu dobbiamo dare un'informazione corretta. C'è una legge. C'è una legge. Mi fai evidentemente c'è un problema di indietro, poi ti riproponi, mi fai parlare. Ci accompagni in questo allora ora. Se lei ha fatto una domanda che da 17 anni non trova risposta, evidentemente c'è un è problema. Una persona che non ha risposta. Vediamo se è vero. Andiamo nell'ufficio e controlliamo se è vero. Però, domani mattina alle 10. Ve lo giuro. Allora, alle 10 la volta che allora, è mezzanotte, magari prendetevi un po'. Però devo portare la domanda, ce l'ha. Porti tutte le carte. Porto pure l'avvocato. Allora, poi noi vi racconteremo, manderemo una telecamera per capire come è successo, perché a questo punto guarda, ci mettiamo d'accordo, non domani mattina, ma Massimo, lo faccio domani, abbiamo problemi di telecamere. Quando ci sono in attesa? 300.000 richieste. Sono d'accordo. Certo, ci andiamo con la volta buona che risolviamo un attimo. Devi correre per prefettura. Allora, posso far passare TZ? Prego, TZ. Signor Gaspari, lei se dovesse andare in questura ad aiutare tutte le persone che hanno le pratiche bloccate non andrebbe qui in Parlamento. Cioè il problema è proprio questo. In Italia fin troppi hanno la cittadinanza. No, forse per lei, forse per lei, forse per lei non è su così. Su quali basi scientifiche sui numeri, sui numeri. Lei li conosce i numeri. Io non credo che lei conosca. Migliaia e migliaia non è un numero. Allora, scusate, è una supposizione basata su numeri. Sonny, scusa un secondo. Adesso usciamo da questa diatriba. Esattamente. È molto facile. Parliamo di cose serie. Io ricordo che ci sono degli atleti italiani giovani che non hanno, nonostante abbiamo vinto campionati, eccetera, non riesco. Malagò si è impegnato in prima persona, in alcuni casi non è riuscito. Reggio Emilia, me ne ricordo uno regato a Reggio Emilia, una donna, una giovane atleta italiana che però non diventava italiana, nata qui, cresciuta qui, tutto quello che è. Allora. Io penso che questa cosa, senatore Gaspari, la prenderà, perché mi interessa, se interessa anche a me. Anni sarebbe interessa anche a me. Quanto abbiamo prima la pubblicità? Siamo in pubblicità. Adesso andiamo in pubblicità e poi bravo, torniamo e voglio chiudere con un pezzo. Quanto abbiamo ancora? Quando rientriamo, Morgan fa una cosa che risolve tutto. Altro che il battesimo pagano. Che risolve tutto. Altro che il battesimo pagano e poi, scusate, io sempre qui.
Io non ho perso le speranze di dare lo smalto a lungo, anzi, Tezzete farà questa cosa. Dopo te lo spiego durante la pubblicità. Andate in pubblicità e vedremo cosa succederà. Se riesce Tezzete. Devo dire che l'operazione durante la pubblicità sulla quale contavo che Tezzete riuscisse ad andare a fare lo smalto a Sparri, la trasgressione di Sparri. Però anche Sparri ha fatto finta di non forse, sapere forse un pezzetto che quella legge è fatta per negare dei diritti. Fermo, fermo, voglio, no, scusa Luca, scusate, chiudiamo in musica per cortesia, chiudiamo in musica. Affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente gridando viva la morte proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente, abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede, dicendomi peraltro in separata sede: moriam per delle idee, vabbè ma di morte lenta, vabbè ma di morte lenta. Col sorriso di Tezzete e la musica, la canzone che sta suonando e cantando Morgan, vi ringraziamo per essere stati con noi. Ad Maiora, ci vediamo la prossima domenica, grazie. Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia.